Era un transporter primo modello, quello dei figli dei fiori. Anno 1967, riverniciato a piacere, una bara su quattro ruote. Annusando l'aria si poteva stabilire da quanto erano partiti e che direzione avevano preso. Giannelli, al secolo Gian Maria della Bona, era alla guida. Si era guadagnato il soprannome grazie alla sua passione per i motori e le modifiche di ogni tipo. Alla marmitta lui non riusciva a rinunciare. Era entrato per ultimo nel gruppo, sostituendo il bassista Franco, che non era abbastanza rock. Sul sedile del passeggero, il batterista, Paolo Cavalieri, detto il Salmo. Il soprannome gli era rimasto addosso la notte in cui era collassato dopo una sbronza facendo cadere sotto tutti quanti. Salma aveva capelli neri e lunghi, che in contrasto col suo pallore gli davano sempre l'aria di non arrivare a domani. Dietro, a far compagnia a Scheggia, Carlo Fibonacci, alias Sentenza. Era stato proprio Scheggia a ribattezzarlo. Carlo diceva la sua su tutto e voleva sempre l'ultima parola, così quel nomignolo gli era rimasto addosso. A guardarlo sembrava non aver niente a che fare con tutti loro. Capelli castani sempre in ordine, corporatura media, carnagione sana. Suonava la chitarra come Scheggia, ma molto meglio di lui. Scheggia però era anche il cantante. Magro come quasi tutte le rockstar vere o presunte, ma con un filo di pancia disegnato dagli eccessi, i capelli castano scuro fino alle spalle e la barba incolta da profeta. Erano loro due l'anima del gruppo, quelli che c'erano sempre stati, fin dall'inizio, fin da quando un gruppo non esisteva ancora. Adesso giravano con il nome di Interferenze Mentali, suonando il rock, che contava, e giurandosi l'un l'altro che nessuna donna al mondo li avrebbe mai divisi, e che si presentassero pure tutte.